a radunarci qui per la solenne ricorrenza del 25 aprile e in questo momento, prima di tutto, ho il dovere di rivolgere un pensiero devoto agli 87.000 militari italiani, 76.000 dell'esercito, 9.000 marinai e 2.000 dell'aeronautica caduti combattendo nella guerra di liberazione in tanti episodi di resistenza contro i tedeschi invasori. Questo altissimo numero di soldati che hanno dato la vita per la patria è stato certamente il più rilevante contributo di sangue versato nel contesto globale di tutti i caduti della resistenza e della guerra di liberazione. Contributo che merita di essere degnamente onorato, ricordato e celebrato oggi, così come negli anni a venire.